Buon venerdì a tutti da Piazza dei Mestieri. Oggi appuntamento annuale con la premiazione del concorso nazionale di poesia e narrativa Litteralis. Ci ritroviamo dopo un anno qui a Piazza dei Mestieri. Troviamo un ambiente diverso da quello dello scorso anno, forse prima ancora che iniziare facendo i ringraziamenti vorrei ringraziare chi è qui, i ragazzi di Piazza dei Mestieri, e far sentire la voce differente rispetto a quella dello scorso anno. Ce lo fate sentire un applauso grande grande? Grazie. Grazie mille. Oggi sono qui con Cristiana Poggio, che è vicepresidente di Fondazione Piazza dei Mestieri e presidente della giuria del premio, e con Costanza Frola, che ci allieterà con le composizioni che andremo man mano a premiare. Prima però di iniziare vorrei ringraziare i sostenitori che ci permettono sia questo intervento che soprattutto la realizzazione stessa del premio, quindi in primis Intesa San Paolo e poi Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT ed IREN, oltre che la circoscrizione 4 della città di Torino. Allora, prima di iniziare, giusto una chiacchiera. Cristiana, veniamo da un anno molto particolare, inutile sottolinearlo, e forse ritrovarsi ha un significato magnificato da questo punto di vista. Poi vedremo anche che lo stesso tema delle composizioni ci porta in un qualche modo in una via che speriamo essere una via diversa da quella che abbiamo, dal sentierino che abbiamo dovuto percorrere quest'anno. Come lo vedi questa edizione del premio? Allora, intanto è cambiata la data, è la prima volta che facciamo un premio in questo periodo, e questo dice già una differenza. Ma noi ci siamo sempre legati al Salone del Libro, e quindi quest'anno il Salone del Libro è stato in autunno, e quindi noi ci siamo adeguati, anche se devo dire mi piace più maggio, comunque vabbè, ci ripenseremo. Però ci sembrava importante farlo in questo momento, perché sono stati due anni complicati. È inutile che ce lo nascondiamo, no ragazzi? Anche per voi, credo. Si entra, è quarantena. Eppure abbiamo resistito. Allora, questa resistenza, che non può essere solo qualcosa di passivo, resisto, ma bisogna scoprire, ma il titolo lo dice bene, come attraverso anche tutte queste fatiche uno può arrivare alle stelle. Intanto ringrazio anche chi ha fatto fondale qui, che mi piace tantissimo, no? Il faro stile Opperman. Voi vedete le stelle, ma aggiungo una cosa: voi sapete, forse sì forse no, che anche la parola desiderio ha a che fare con le stelle. Desiderio significa de, in latino, io sono prof di lettere quindi mi dovete perdonare, de è privativo, cioè mancanza di stelle. Il desiderio è la mancanza di stelle. Noi abbiamo un desiderio quando vorremmo arrivare a toccare le stelle e non ce la facciamo. Le stelle vale per qualsiasi altra cosa, no? Allora, vedete che ricorre il tema delle stelle, perché le stelle indica un'aspirazione, ciò che vorremmo arrivare a toccare, cosa vorremmo arrivare a prendere, che sono sempre un po' più che il desiderio, desidero avere la felpa nuova. Vale anche quello, vale tutto. Desiderare è quello che ci fa capire che qualcosa ci manca nella vita, e allora dobbiamo andarlo a cercare. Ecco, questo periodo credo che sia stato importante per chi l'ha vissuto bene, magari non proprio da solo, ma continuando a cercare gli amici, sia stato importante mantenere questo aspetto di desiderio, cioè di percezione di mancanza di qualcosa che uno deve andare a reperire, come può. Quindi il tema mi piace tantissimo, quando me l'avevo proposto mi era piaciuto molto, ma per quest'idea, non periodo di sfiga, scusatemi, e quindi dobbiamo passare oltre, no, ma come in questo periodo di mancanza riesco a scoprire qualcosa di bellissimo per la vita. Dico un'altra cosa: in questi giorni sulla stampa, quindi sul giornale di Torino, c'è stato un dibattito, tema di italiano sì, tema di italiano no alle superiori, e sono state scritte le cose bellissime. In particolare la Mastrocola, che era anche venuta qui qualche anno fa, diceva una cosa interessante che ha a che fare con il nostro concorso di poesia, della ragione per cui sempre abbiamo fatto il concorso di poesia, diceva
Uno dice esprimere. Cosa vuol dire esprimere? Vuol dire tirare fuori, spremere, buttare fuori. Cioè uno si esprime, come vi siete espressi voi e tutti i vostri compagni in giro per l'Italia, dice qualcosa di sé. Lo dice bene, male, ma dice un pezzo di sé. E quando lo dice, spero sia successo anche a voi, a me succede sempre così, capisce un po' meglio se stesso. Non è che lo dice solo agli altri. È come se lo dicesse a se stesso. E si capisce un po' di più. Allora, avere questa possibilità, come avete avuto voi, poi abbiamo visto che ci sono anche ragazzi che scrivono per il nostro concorso da più anni, che sono sempre bravi, ma lo vedremo dopo, poter prendersi del tempo per dire qualcosa di sé, per gli altri, ma soprattutto per sé, poi vuol dire riscrivere, cambiare, trovare la parola giusta, cioè è un lavoro in cui, un lavoro mai finito, io credo che sia un augurio che noi professoresse e professori dobbiamo fare a tutti voi, non perché le cose vengano pubblicate, ma perché voi possiate dire io ho questo da dire innanzitutto a me. Quindi ringrazio tutti i ragazzi collegati che hanno scritto per noi, ringrazio tutti voi, ringrazio come sempre Piazza dei Mestieri che ci accoglie e basta, io la smetterei, ho già parlato troppo. No, noi ascoltavamo contenti. Allora, a proposito di giuria, quindi la giuria da te presieduta ha anche Simone Cerlini e Paolo Di Paolo, e a proposito di Simone dovremmo avere una pillola video di saluto, giusto? È una pillola audio, una pillola audio. Allora, io vi dico solo una cosa di Simone. Simone è un ragazzo che ho conosciuto tantissimi anni fa, ma veramente tanti anni fa, e si occupava di progettazione. È andato a fare anche altro, ma nel frattempo, mentre continua a fare il suo lavoro anche di assistenza tecnica, ha cominciato a scrivere. E quello che dicevo prima, è dire pezzi di sé, ha scritto cose molto interessanti e quindi sono particolarmente contenta che quest'anno ci sia stato di supporto in questo. La pillola è solo audio, quindi è un po' più noiosa, provate a stare attenti. Buongiorno. Prima di tutto mi scuso per non poter essere presente a questo momento importante. Sono in realtà questa mattina a San Donato Milanese e vogliamo costruire in una vecchia scuola decrepita una esperienza come quella di Piazza dei Mestieri, quindi credo sia importante oggi andare là e cercare di dare il mio contributo ideale e di progettazione per riuscire a ricreare un'esperienza come quella bellissima che ho imparato a conoscere a Torino. Oggi ci vediamo con il sindaco e con tutta l'area tecnica. Purtroppo è un momento che non ho potuto posticipare. Volevo ringraziare tutti quanti perché l'esperienza che mi è stata data in questo concorso è stata per me molto bella e arricchente, e devo dire ho incontrato tantissimi pezzi che mi hanno fatto pensare, qualcuno mi ha commosso, qualcuno mi ha anche divertito, e ho trovato anche delle possibilità e dei talenti nell'ambito della scrittura, e mi sono concentrato soprattutto nella narrativa perché è il mio pane quotidiano e la conosco molto meglio. In ambito poesia ho trovato molta sofferenza, molto dolore, e questo mi ha fatto anche molto pensare rispetto alla vita che hanno passato, che stanno passando i ragazzi, i nostri ragazzi in questi anni difficili. Invece in ambito narrativo ho trovato anche altro, ho trovato divertimento, capacità creativa. Certo, nella poesia ho visto questo ritmo molto spesso vicino al ritmo del rap, qualcuno ha scritto delle vere e proprie canzoni rappate. In ambito narrativo invece ho visto una prosa più diluita, più controllata, con una maggiore attenzione rispetto alla parola e alla lingua. Quello che ho cercato di fare è stato di dare dei giudizi il più possibile oggettivi rispetto ai racconti che ho trovato, cercando di concentrarmi sulla voce, cioè sulla capacità che ha avuto ogni ragazzo di scrivere in un modo personale, di sentire attraverso lo stile la voce stessa della persona che racconta. Poi l'altro elemento che ho tenuto in considerazione è stato la costruzione dell'intreccio della storia. Anche questo per me ha avuto una certa rilevanza, perché
La forma racconto è una forma molto difficile che però bisogna di attrarre, di tenere il lettore attaccato a ciò che legge anche attraverso l'evoluzione di una storia, quindi delle relazioni tra i personaggi. Poi l'altro elemento che ho cercato di considerare è stato la padronanza della lingua che è stata utilizzata e infine il tema. Ecco, un elemento molto toccante che ho trovato in diversi racconti è stato proprio il tema trattato, che credo è stato in molti casi rilevante, che mostra anche un'attenzione rispetto a quello che succede nel mondo. E poi vorrei citare qualcuno dei testi che mi è capitato di leggere, perché sono stato colpito anche dal controllo e dalla capacità tecnica, diciamo. Pensiamo per esempio a il testo di Alessio Beduschi, che è una storia semplice, se vogliamo, in ambito padano, che dimostra però una certa cultura che sta dietro a questa scrittura, perché ho sentito dei richiami a Silvio D'Arzo, al Fenoglio, a tutta la letteratura del dopoguerra, di quell'Italia che usciva dal conflitto mondiale e cercava di riconoscersi di nuovo nei sentimenti e nella semplicità della vita di campagna. Poi ho apprezzato molto il racconto di Paolo Bargna, che magari dovrebbe un po' lavorare sulla costruzione dei dialoghi, e su questo c'è sicuramente da migliorare, che però mi ha dimostrato una voce anche, se vogliamo, una piccola illuminazione, un piccolo insight che può essere considerato banale, ma che è grandissimo, cioè che anche dietro le persone più superficiali c'è comunque una vita. Ecco, il far emergere delle piccole verità all'interno di contesti quotidiani e, se vogliamo, molto normali, è una delle bellezze dei racconti. Però bisogna anche dire che ci sono stati dei racconti schioppettanti, pieni di fantasia. Penso a Erika Lazurka con Il cristallo di Dio, oppure anche al Marco di Gemma, che parla di questo pianeta gemelli Suno e di questo rapporto tra due gemelli, appunto, Marco e Andrea. Ecco, molto divertente anche in questa capacità affabulatoria e di ideazione. Poi vorrei citare anche Sharon Ansaloni, perché si è cimentata nella graphic novel, che oggi sta diventando una nuova forma d'arte che ha pari dignità rispetto alla letteratura, anzi è letteratura anch'essa. La graphic novel oggi, oltre che essere premiata, pensate a Gipi, che è finita nella Cinquina dello Strega, ma che è un evento, se vogliamo, che può davvero avvicinare tutti i ragazzi alla letteratura. Credo che sia una frontiera che è giusto considerare. Complimenti Sharon, hai fatto un lavoro bellissimo e sei riuscita nella semplicità del testo a dare tanta emozione attraverso il disegno. Poi volevo citare anche Mattia Chiossi, perché mi è piaciuta moltissimo la voce, cioè ho sentito proprio la sua voce, la tenuta dello stile all'interno della sua pagina. Così come altre storie, se vogliamo, più divertenti, come la coppia acneica raccontata da Daniele Rizzo, con una certa autoironia riesce a farmi calare di nuovo in quel mondo di quell'adolescenza che ormai noi anziani boomer nati negli anni 70 abbiamo dimenticato. Così come ho amato anche La semplicità delle gambe più belle del mondo, un racconto che si concentra tutto in un piccolo episodio di guerra e però mi ha dato qualcosa. Poi volevo citare alcuni altri racconti che mi hanno colpito invece per la tematica. Spero di azzeccare i nomi, perché magari la pronuncia è diversa da quella che mi posso immaginare, ma Noah Bouidra, che parla di un piccolissimo racconto, se vogliamo, fulminante, che ha un qualcosa di divertente, ironico, ma contemporaneamente anche di molto toccante. Così come
Cristiana Assogna, credo che si chiami, che riesce a raccontare un tema molto, molto contemporaneo, se vogliamo, che riguarda contemporaneamente l'immigrazione, ma anche la fluidità di generi, il modo di vivere una sessualità che per noi oggi può apparire molto lontano, ma che è in realtà una novità con cui dobbiamo fare i conti. È molto interessante come ha trattato il tema e poi mi piace anche molto la chiusa attraverso la quale si percepisce proprio come il personaggio è percepito dai propri genitori e la relazione che c'è con i propri genitori quando si rende conto che i genitori la considerano il loro piccolo disastro. Ecco, è stato un momento molto toccante. Poi volevo chiudere con una storia che mi ha ricordato un libro meraviglioso di Forrest che si chiama Tutti i bambini tranne uno. L'autrice si chiama Augustina Orlans, spero di aver azzeccato il cognome. Parla di una storia veramente molto toccante con un tema che non ci può lasciare indifferenti, riguarda i problemi oncologici nei bambini. Ecco, devo dire che questo è un racconto che veramente mi ha un po' scardinato dentro. Allora io vi saluto, spero che tra questi racconti che ho citato ci sia anche il vincitore, non lo so perché non ho idea di come hanno giudicato gli altri membri della giuria e vi ringrazio tantissimo per l'esperienza e ripeto, sono veramente mortificato di non poter essere presente fisicamente, spero di riuscire a seguire la cosa almeno a distanza, almeno in audio durante i miei lavori a San Donato Milanese. Un grande abbraccio a tutti, davvero in bocca al lupo, bravi ragazzi, state facendo un lavoro meraviglioso, così come bravi anche quelli che hanno organizzato questa iniziativa così bella e meritevole. Un caro saluto, un abbraccio e davvero buona fortuna. Grazie allora a Simone Cerlini, abbiamo iniziato a capire un po' come può essere composto il parterre e come ogni buon premio a questo punto iniziamo la premiazione. E quindi partiamo dalla poesia e partiamo con una menzione speciale per Alessandro Geri, Io 17enne. È collegato con noi Alessandro? Mi risulta che siano tutti collegati. Sì. Ciao Alessandro! Salve. Come stai? Tutto bene. Bene? Sì. Contento di avere una menzione speciale? Sì, molto soddisfatto. Tu hai scritto Io 17enne, Sì. giusto? È un qualcosa che è tuo personale come racconto autobiografico in questa prosa. Sì, è una cosa che ho vissuto e sto vivendo tuttora, praticamente a brevi linee, a dicembre dell'anno scorso, quindi un annetto fa, ho scoperto di avere un tumore dietro il collo, nel cervelletto, e quando scrissi quella poesia ero proprio molto distrutto, ecco, moralmente. Quindi partivi da una sensazione complicata e cercavi in un qualche modo di esprimerla in pieno. Sì, esatto. E ho deciso di scrivere una poesia per sfogarmi. Beh, si dice che i cantautori facciano venire fuori e gli scrittori facciano venire fuori nei momenti difficili le cose più toccanti e forse i sentimenti più puri, no? Non mescolati ad altro. Adesso Esatto. sentiremo la tua composizione, ok? Bene, Costanza, prego. Quando si sta male, non si pensa come si stava prima, si pensa solo a come si è arrivati a quel punto. Quando si sta bene, non si pensa ad altro. Il dolore arriva così, per caso, non fa dormire la notte. Ci sono momenti in cui ti chiedi che cosa hai fatto di male. E non trovi risposte alle tue domande. Il dolore fa crescere, fa maturare.
Pensi al perché sei arrivato in queste condizioni. Alle tue domande trovi risposte, magari mettendoci del tempo, magari capendo subito. Dai problemi se ne esce con ferite o con la consapevolezza di aver capito gli errori. Ma l'importante è avere pazienza, dare tempo al tempo, il tempo che curerà ogni ferita. Cristiana. Guarda Alessandro, grazie, grazie e anche auguri per le cure che dovrei fare ovviamente, ma questa percezione del tempo a 17 anni non è una cosa banale e può venire fuori solo se si parte da un dolore o prevalentemente se si parte da un dolore, perché il tempo è questa risorsa che ci è data in modo gratuito, perché non siamo noi a determinare quanto tempo ci resta davanti, né se abbiamo 17 anni né se ne abbiamo 60 come noi io, ma questo ci fa capire che ogni istante del tempo è assolutamente prezioso e quindi dobbiamo ringraziare per ogni istante che abbiamo, ma lo dici bene tu, no? Il tempo curerà ogni ferita, non perché tutto passa, ma perché aumenta la nostra consapevolezza. Quindi grazie davvero di aver partecipato e di averci donato questa poesia. Grazie Alessandro. In bocca al lupo. Allora, adesso c'è un'altra menzione speciale per Marco Fugalli, che però non, probabilmente non è collegato con noi. Ma c'entra ancora il tempo, siamo di nuovo. C'è ancora tempo, sì, il tempo si ripete proprio. Allora Costanza, vogliamo sentire... C'è ancora tempo. Ecco un altro pugno nello stomaco. Fa male da togliere il fiato, me l'aspettavo. Respira, inghiotti. Apri gli occhi e respira profondamente. Non smettere di camminare. La vita è sempre imprevedibile. Quanti sogni hai realizzato? Troppo pochi per ora. Continua a respirare. Soprattutto non fermarti. Sono stanco di tutte queste lezioni di vita, ma ingoio e con fatica guardo davanti a me. Stavo per smettere di sognare per colpa di questa vita ingarbugliata che ti dà pesi che non hai scelto di sopportare. Avanzo, non mi fermo, respiro profondamente, continuo a sognare perché c'è ancora tempo. Anche in Marco la consapevolezza di utilizzare il tempo come ruota e come meccanismo per andare avanti. Stavo per smettere di sognare per colpa di questa vita ingarbugliata. Quante volte ci succede? La mia vita è talmente un casino che non serve più niente sognare. O non smettete, ragazzi, invece. Mai. Cioè, mai, mai sognare, desiderare quello che c'è scritto alle mie spalle, poi soprattutto sulla narrativa lo vedremo di più. Non smettete, ma non perché uno spera per un ottimismo un po' stupido, ma uno spera perché ha la certezza che quello che sta facendo oggi ha un significato, è importante oggi. Perché altrimenti saremmo un po' stupidi, no? Pensare. Invece avere la certezza che l'oggi, nelle mie azioni, ci sia un significato e che io vivo intensamente l'istante di oggi, questo sì. E qui ancora una volta ce lo dice. Quindi complimenti, anche se non è collegato, a Marco Fugalli, nostro compagno. Allora, veniamo quindi al trittico di vincitori per la poesia. Allora, terza classificata, Miriam Benvenuto, La tele e la realtà. Siamo nella particolare situazione di essere nel posto giusto per avere Miriam. Io direi, sentiamo, alzati, ma no, facciamo così, sentiamo la tua poesia e poi dopo ti premiamo, dai. La tela è la realtà. E la matita continuava a danzare senza fermarsi. Le linee insignificanti che creava,
pian piano si trasformavano in nuvole bianche come il latte, colline verdi e erba decorata con fiori di vario genere. Questo quadro era la definizione di pace e tranquillità. Dalla tela potevi percepire gli odori che si provavano in quel paesaggio, un forte profumo di lavanda e l'odore dell'erba appena tagliata. Questo paesaggio era il mio preferito. Ci andavo quando volevo. Bastava chiudere gli occhi e in un istante ci si trovava lì. Spesso mi sedevo sotto una grande quercia e udivo il cinguettio dei passerotti. Sembravano una melodia che trasmetteva ancor più tranquillità. Passavano i minuti, ore e giorni, perché lì il tempo non esisteva. Mentre tutto andava avanti, là, il tempo si interrompeva. Così, di malumore, mi alzai e aprii gli occhi per ritornare alla realtà. Allora, grazie Miriam. La cosa che mi è piaciuta moltissimo della tua poesia è che descrive una cosa che succede spesso, che quando ci immergiamo in un quadro, in un libro, la vista ci fa percepire altri sensi, no? Perché tu dici, percepisco profumo di lavanda, ma come fai, no? Com'è possibile? Cinguettio, ma è un suono. Allora, questa è la bellezza del quando guardiamo con gli occhi in modo intenso, leggiamo un bel libro, vediamo un bel quadro, perché tutti i nostri sensi paradossalmente sono coinvolti, no? E qui tu lo descrivi benissimo, in modo semplice, ma molto bene, quindi grazie per averci fatto assaporare questo e ci fa venire voglia di provare a farlo. No, non mi viene voglia di provare a guardare intensamente un quadro, a leggere un libro per provare quello che ci ha detto Miriam. Quindi io, visto che sei qui, però vorrei averti sul palco, così facciamo una premiazione vera. Attenzione pure, prego, prego. Allora, guarda, innanzitutto questo è il diploma. E poi oltre a questo devo dirti che come premio c'è un premio di 150 euro in buoni Amazon per continuare a leggere magari tutto quello che vorrai leggere e cercare di capire ancora meglio come rappresentare quello che hai in un qualche modo fatto sentire anche a noi, ok? Grazie davvero di essere stata qui. Grazie. Grazie. E allora continuiamo con la nostra carrellata e passiamo alla seconda classificata, Lavinia Ciofu, per un bacio. Lavinia, gustatevelo tutto, eh. Ciao Lavinia. Ma buongiorno, ti vediamo non ti... Ecco, ti sentiamo anche. Fantastico. Contenta? Sì, tanto, molto. È una cosa bella, è giusto che in un qualche modo aver spremuto il cuore per far fuori qualcosa possa in un qualche modo riportarti un momento di emozione, mi sembra la cosa più bella di tutte. Allora, vogliamo ascoltarla la tua poesia? Va bene. Va benissimo. Scusate, ho interrotto Mario, ma questa poesia ve la dovete gustare tutta, eh? State attenti perché provate a immaginare ciò che ci racconta Lavinia, perché è intensa. Un bacio sfuggente come il vento, tagliente come energia pura, freddo come ghiaccio. Un bacio. Fiamme contro le labbra sue, passionale come musica, leggero come nuvole, un bacio. Mi rapì, mi travolse, mi promise e mi distrusse. Gli chiesi e mi diede, mi chiese e gli diedi un bacio. Una poesia non detta, un'opera incompresa,
un fuoco che esplode in artificio, un bacio, una richiesta per l'anima, una domanda per la mente, una risposta per il cuore, un bacio. Vigna, chiediamo ai compagni, vi è piaciuta? Grazie. Ma chi, no, perché io l'ho letta e dice chi non desidera pensare a un bacio così, un'azione semplice ma che ha dentro tutto quello che tu racconti, no? Quindi come un'azione può essere descritta e uscire dalla banalità dell'azione per diventare una cosa importante. Quindi io la tua poesia me la sono proprio assaporata, no? Perché... uno immediatamente desidera baci così. Sì. In un periodo così difficile per i contatti, quindi a maggior ragione. Grazie Lavinia, davvero brava. Grazie. Vuoi dirci qualcosa? Non so, cioè, se volete sapere voi qualcosa. Allora, senti, ti faccio io una domanda. Tu sei... a Roma fai un istituto professionale alberghiero, che anno sei? Quinto, quindi finisci, cosa vuoi fare dopo? Penso più sala che cucina. Okay, va bene, senti, ma non smettere di scrivere poesie e non smettere di baciare, dai, ce lo diciamo tutti. Ok. Grazie mille Lavinia. E veniamo a questo punto al primo gradino, il più importante per quello che riguarda la poesia. E dovremmo avere collegata Karen Cristina Oliveira Moretti, per me medesima. Ciao Karen! Salve, buongiorno! Benvenuta! Ho il sospetto che tu sia particolarmente contenta della situazione. È un altro modo di esprimere la tua emozione. Non so proprio cosa dire, a dire la verità. Guarda, facciamo così, proviamo ad ascoltare la tua poesia. Ok. Per me medesima, ancora stordita, rinvengo dalle tenebre. Lenta ripresa di coscienza della mia mente. A compimento giunge la pausa concessa. Rammento il fruscio delle catene che a lungo mi hanno tenuta imprigionata e sento lo sfarfallio dei pensieri che come lucciole infuocate illuminano la stanza. Nei riflessi dello specchio fatto a pezzi vedo risanato il cuore, squalcito, ma ricucito. Nell'ombra si nasconde, in attesa di una ricaduta, tutto ciò che di negativo si possa considerare. Ma stavolta, con occhi nuovi, mi sono risvegliata. Grazie, intensissima. A parte l'uso di certe frasi, le lucciole infuocate, sì, illuminano la stanza, bellissimo, non ci sono più le lucciole, ma ci sono delle immagini bellissime. Ma la frase che mi è piaciuta di più, vedo risanato il cuore, sgualcito ma ricucito. Allora, il nostro cuore non si può distruggere, ragazzi. Fa fatica, sì, cioè, è chiaro che qui c'è una storia di fatica, di dolore, no? Si percepisce benissimo, ma il cuore non si distrugge, il cuore si ricuce e io posso dire che ogni volta che si ricuce è come un rattoppo che lo rende quasi più forte, no? Avete presente voi, le vostre nonne non rattoppano più, la mia rattoppava ancora e ogni toppa rafforzava il tessuto e il cuore ricucito è un cuore più forte di prima perché ha imparato a guardarsi di più dentro, ha imparato a guardarsi più a guardare più se stesso, quindi è più forte. Quindi io ti ringrazio tantissimo e poi l'idea del risveglio, no? Se io penso anche a questo periodo, l'idea del risveglio, del ricominciare,
per 2 anni di seguito abbiamo posto il tema del ricominciare, ricominciare sempre, e tu lo riproponi, stavolta con occhi nuovi mi sono risvegliata, quindi questa possibilità di ricucire il cuore e ripartire qualsiasi cosa ci accada, quindi grazie di cuore Karen, davvero. Brava, davvero brava Karen. Vuoi dirci qualcosa? Beh, allora io vorrei dire che la parte della poesia che mi piace di più è ancora stasera rinvengo dalle tenebre, lenta ripresa di coscienza della mia mente, perché ho messo dalle tenebre tra dei trattini e dalla mia mente, della mia mente tra dei trattini, appunto perché ha un senso nel primo verso e ha un senso anche nel secondo verso, e se leggi le due parti tra i trattini da soli, così, ha un senso anche lì, perché alla fine è come se fosse un luogo. Chiaro, chiarissimo. Senti, ma posso, tu scrivi spesso? No, in realtà no, perché dipende un po' da quello che ho da mettere dentro la poesia. Senti, un'altra curiosità, ma tu scrivi di getto oppure ritorni, lo riscrivi, lo sistemi, le poesie che fai? No, di getto, proprio. Con un utilizzo di termini così... e di abbinamenti così forti, complimenti, complimenti davvero. Lo sfarfallio dei pensieri, poi appunto ci hai spiegato anche questa cosa dei trattini, voi non lo vedete scritto ragazzi, no? Ma si legge poi dalle tenebre della mia mente, ma poi ve lo facciamo magari vedere, ve lo spieghiamo, ma l'ha già detto Karen. Quindi grazie. Grazie anche, Karen. Anche a te arriverà il premio. Il premio, che oltre, oltre al diploma ci sarà un premio di 300 euro di buoni Amazon per provare a immergerti nella lettura più coinvolgente, e mi raccomando continua ancora a scrivere, perché se scrivi così e di getto secondo me non può che andare sempre meglio. Tutto, okay. Stai facendo la terza, è ancora quarta, quinta, c'è ancora tempo, ok. Salutaci Verona comunque. Scusi? Salutaci Verona, sei di Verona giusto? Sì. A presto allora. Ciao Karen, grazie. E a questo punto ci portiamo a quelli che sono i racconti. Ci spostiamo, cambiamo registro e ci spostiamo verso la seconda classifica, partendo anche qui da delle menzioni speciali. La prima è quella di Augustina Orlans, Per sentirsi fragili. Ciao Augustina. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Lei? Benissimo. Sono in un momento, guarda, in momenti così strani e particolari, avere delle parentesi in cui ci si può immergere nella passione, nella voglia di raccontare, nella voglia di scrivere, è sicuramente un premio, forse il premio più grande ce l'ho avuto io questa mattina, guarda, la mattinata non era iniziata benissimo, ma è diventata, guarda, è anche uscito il sole, guarda qui, quindi grazie mille per te e per tutti quelli che ci stanno facendo allietare questa mattina. Allora Augustina, vogliamo sentire innanzitutto il tuo brano? Sentirsi fragili. La vita è così assurda, sembra solo un insieme di ostacoli che si frappongono tra noi e la felicità. C'è chi la odia e farebbe di tutto per morire, chi si autodistrugge, chi fa male al prossimo, ma c'è anche chi la ama e chi, come me, lotta per vivere. Mi chiamo Augustina, ho 19 anni, vengo dal Ghana, sono arrivata in Italia 3 anni fa, un cambiamento radicale che mi ha spaventata. Poco e scarso il mio bagaglio, se non quello dei ricordi, dei problemi e della vita che ho lasciato. Ma ho portato con me il bagaglio più prezioso, l'insegnamento di mia nonna, l'arte del sorriso e con lei la tenacia, la voglia di combattere
e la determinazione che metto in ogni cosa che faccio. Un anno fa circa mi è stato diagnosticato un tumore alla gamba sinistra, precisamente un osteosarcoma. Mi hanno dovuto operare e in breve tempo la mia vita è completamente cambiata. Ho dovuto dire addio alla mia gamba sinistra. Ho lottato e continuo a farlo. È dura, ma io non mi arrendo, non lo lascerò vincere. Tutto è iniziato il 27 dicembre del 2019. Potevo stare in compagnia dei miei amici o stare sul divano guardando la TV, invece sono in ospedale al CTO. Ieri mia madre ha chiamato l'ambulanza. Sono andata al pronto soccorso perché non riuscivo a camminare. Il dottore mi ha visitata, aveva l'aria preoccupata, quindi insieme al suo collega ha prenotato una visita al CTO per fare subito una risonanza. È notte, tutti stanno dormendo eccetto me. A quest'ora sono sveglia, sto piangendo dal dolore, non riesco a dormire. Fa così male non sentire qualcuno che si sveglia per vedere chi sta piangendo. Vorrei iniziare a correre, a camminare bene come prima, a saltare di gioia fino a cadere. Certe volte nella vita pensiamo che tutto quello che ci accade non finirà mai, ma non è così. Sono sicurissima che la mia gamba sinistra smetterà di farmi male, riuscirò a dormire fino a quando vorrò. Quando il ginocchio mi fa male fino a farmi piangere, odio tutto. L'unica cosa che voglio è qualcuno che mi venga ad abbracciare, dicendomi che andrà tutto bene. Arrivato il giorno dell'intervento, volevano che mio padre fosse presente, ma purtroppo non era possibile. Era più importante il lavoro per lui. Non posso andare a scuola, non riesco. La cosa che mi faceva più male era che quando ho iniziato lo stage, il proprietario mi aveva trovato molto brava e mi aveva detto che dopo lo stage mi avrebbe preso per lavorare lì. E ora tutto cambia. La scorsa settimana avevo in mente che sarei andata a scuola oggi, ma invece il mio ginocchio mi fa troppo male, anche se ho preso la tachipirina, che non sta più facendo effetto. In un mese ho bevuto 3 scatole di tachipirina da 16. Quando mi chiedono che cos'ho e sentono la parola tumore, le persone si impauriscono, i loro sguardi si intristiscono. Però io sono forte. Il 4 giugno 2020 io e mia madre siamo andate alla Regina Margherita, dove ho fatto una scintigrafia per valutare la mia malattia e alcuni dottori e chirurghi hanno detto che ha creato uno scudo intorno. La chemio non ha funzionato, quindi l'unica cosa da fare è un intervento. Tagliare la gamba. Volevo gridare. Poi mia madre si è messa a piangere. Anche se perderò la gamba, avrò una protesi che mi aiuterà a camminare, a correre, a riprendere la mia vita. Farò l'intervento il 12 giugno 2020, durerà 2 ore. Nessuno vorrebbe mai perdere una parte del suo corpo. Alle 12 gli ortopedici vengono e danno dei fogli da firmare a mia madre. Mentre firmava il consenso tremava e piangeva. Mi rattrista vederla così, ma ormai era fatta. Mi sono svegliata alle 15. La prima cosa che ho fatto è stata guardare la mia gamba. Non c'era più. Avevo solo la coscia. Dopo alcuni giorni ho iniziato a fare la fisioterapia, alzando la coscia. Ho iniziato a riprendere a camminare con le stampelle. Mi sono sentita molto bene, scherzavo con mia madre. Il dolore era scomparso e forse con lui quella terribile malattia che mi aveva tormentata e cambiato la vita. L'ho fatta sorridere con le mie battute inutili. Ho assistito tramite Meet all'interrogazione di alcuni miei compagni di classe. Quando sono arrivata a casa la mattina c'era mia sorella che, quando ha visto che non avevo più la gamba, si è messa a piangere disperatamente. Oggi è il 26 luglio. Ho compiuto 18 anni. Sono diventata maggiorenne. Mia madre mi ha portato un regalo da parte delle mie professoresse. Nel pomeriggio sono andata in camera a sdraiarmi un po', mi sentivo poco bene. A un certo punto mia sorella mi ha detto che sotto casa c'erano i miei amici. Con le stampelle sono andata a vedere Martina,
Alisa, Alexia, Denise, Kevin e la madre di Martina. Tra le loro mani c'è un grosso cartellone con auguri e con le nostre foto. Finale. Strano, ma rileggendo le pagine del mio diario mi viene da sorridere. Il dolore è un ricordo ormai lontano, l'ho relegato nel dimenticatoio. Non posso ancora dire di aver vinto, ma quanta strada ho fatto da allora, quando vedevo tutto nero e il futuro mi sembrava impossibile. Posso dire di essere fiera di me, di essere grata ai miei amici e all'insegnamento di mia nonna, alla forza che mi ha dato nel combattere. Sono andata avanti, sono ritornata a scuola, prenderò il diploma e la mia vita è di nuovo all'insegna della luce e della speranza. Vorrei condividere le parole che ha scritto una ragazza di 20 anni, colpita dal tumore. Se fossimo più consapevoli che si può perdere tutto in un secondo, faremmo attenzione a non farci più del male. Useremmo il nostro tempo per essere d'aiuto agli altri. Lungo il nostro percorso, oltre alle persone straordinarie che non ci hanno mai abbandonati e si sono prese cura di noi, ne abbiamo però viste altre voltare le spalle di fronte al dolore. Questo ci ha fatto comprendere che davvero la disgrazia più grande è l'indifferenza. Agustina, è difficile interrompere un applauso. Esprimi in questa composizione una forza e una voglia di guardare al domani che ha qualcosa di soprannaturale, perché in effetti in ogni pagina si legge un pezzo del diario votato da una parte al dolore e dall'altra alla forza. E tutto questo è rivolto comunque al provare a capire giorno dopo giorno come lottare nel modo migliore. Guarda, davvero commovente quello che abbiamo ascoltato. Grazie. Cristiana, cosa dici? Io non faccio a dire qualcosa in questo momento, quindi grazie. La cosa, quando tu dici l'unica cosa che voglio è che qualcuno che mi venga a abbracciare. Non mi sembra che questo, al di là di quello che ti è successo, sia il desiderio che tutti noi abbiamo. Nella fatica, come è accaduto a te, ma nella vita di tutti noi. Quindi ti ringraziamo per averlo detto così in questa cosa che ti è successa, che è una cosa inspiegabile, perché quando uno si chiede ma perché a me, perché ad Agustino è successo questo, non abbiamo le parole, non lo sappiamo. Possiamo stare solo muti a guardare questo facendoci compagnia. Quindi un abbraccio enorme e grazie per quello che ci hai voluto donare. Grazie Agustina. Grazie mille. In bocca al lupo per il diploma e poi per il lavoro futuro, mi raccomando. Ciao Agustina. Ciao. Allora, continuiamo con un'altra menzione speciale, questa volta a Noah Boidra, per morte. Noah, sei collegata? Sì, ci sono. Ciao Noah. Ciao. Buon venerdì. Grazie. Cosa facciamo? Iniziamo ad ascoltare la tua composizione? Va bene. Va bene, ok. Capre, 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 oggi ancora capre, tutti i giorni capre. A me neanche piacciono le capre. Il mio amico Grizzly è un allosauro. Grizzly è un tipo calmo, imbattibile quando si tratta di strategia. Parla sempre di quello che crede ci sia dietro alla recinzione. Lui crede che ci sia la libertà, ma chi prova a raggiungerla muore. Io spero solo in un branco di squisiti stegosauri.
Grizzly ha paura della morte, come credo tutti noi, e ovviamente come tutte le cose che ci spaventano, non ne parliamo, ma Grizzly ne parla. Lui crede che la morte sia un poeta nel tempo libero. Ti fa pensare, ricordare, mettere in discussione. Ogni giorno ti chiede che segno vuoi lasciare nel mondo, chi sei davvero, cosa ti resta da vivere. Secondo me non è così, ma non ne voglio parlare, solo perché sarebbe triste. Un giorno non avevo nulla da fare e decisi di provarci e toccai la recensione con prudenza. È stato strano, non mi ha fatto male e per la prima volta ho visto una speranza. Ho continuato a urtare la recinzione con la coda. Nulla, sempre più forte. Continuai finché la recinzione non cadde. Il rumore che fece fu spaventoso, come quello di un albero quando viene urtato da un T-Rex. Lo so perché la loro recinzione è davanti alla nostra e fanno sempre molto rumore. Grizzly arrivò di corsa. Pensava mi fosse successo qualcosa, ma quando vide la recinzione distrutta, i suoi occhi si illuminarono. Volevo superare il confine per primo, così da essere sicuri che non ci fossero problemi o pericoli. Ma lui insistette e superato il confine, un rumore assordante. Pam! Si ripeterono all'incirca 5 volte. Solo dopo capii che erano 3 colpi di pistola. La morte non è un poeta, non è silenziosa. La morte è brusca, arriva all'improvviso e ti porta via tutto. Questa è la morte per me. Allora, Noah, si legge nella tua composizione una, a mio parere, innanzitutto una maturità non indifferente nel raccontare un momento così complesso e raccontare come questo momento abbia in modo quasi immediato, come fai capire, delle conseguenze estreme. Non complimenti per come hai saputo davvero rendere con dire spietata dolcezza è sbagliato, però forse rende l'idea del raccontare in modo così diretto un momento, lasciando, stoppando il tempo. Prima Cristiana diceva che il tempo è un qualcosa che ci viene dato e il fermare in un attimo un'esistenza è un qualcosa di veramente difficile da raccontare e la tua composizione lo fa, secondo me, divinamente. Grazie. Che difficoltà accendere il microfono. Ma guarda, io avrei 1000 domande da farti, perché ho iniziato a leggere questo mondo di dinosauri e ho pensato al mio nipotino che mi fa vivere in quel mondolino, quindi siamo sempre di testegosauri, dinosauri, brontosauri, eccetera. E poi nascondere dietro questo mondo, che è un mondo da bambini, la drammaticità della fine, no? E quindi più andavo avanti, più c'era come un pathos che aumentava, no? Perché si capisce che si vuole scappare, poi, fino ad arrivare al punto finale. Allora io avrei da farti moltissime domande, ma non so, sono anche questioni molto personali, quindi direi, se vuoi raccontarci tu come ti è venuto in mente di scrivere così questo pezzo, cosa volevi comunicarci al di là dei dinosauri, no? Questa drammaticità della morte. Volevo comunicarvi cosa penso che sia la morte per me. Cioè, avevo il foglio in mano
e ho iniziato a mettere giù tutte le idee che avevo. Okay. Capisco che siano cose così molto personali. Io dico solo una cosa: la morte, che è sempre qualcosa di terribile, perché sembra, come dici tu, che porta via tutto, no? Sembra che porti via tutto, che non lasci niente. Poi si cresce e la morte continua a far paura, continua a essere terribile, ma spesso si intravede la possibilità che la morte non porti proprio via tutto, che qualcosa delle persone che ci sono state strappate via brutalmente possa continuare a farci compagnia, no? E quindi questo è un percorso, ma il pensiero che quella persona lì non la possiamo più abbracciare resta, no? Però invece è un percorso, pensa al titolo, no? Attraverso le asperità, le difficoltà, arrivare alle stelle. Allora, a noi è chiesto un po' questo, di diventare grandi, chiesto questo, io un po' grande lo sono già diventata, ma ho la stessa possibilità, diventando sempre più anziana, di continuare a vedere le stelle passando attraverso anche questo dolore che sembra lancinante, che sembra che ci lasci senza fiato. Però grazie davvero per come hai reso questo tema. Grazie. Grazie davvero Nova, un applauso. Grazie. Allora, terzo arrivato, Alessio Beduschi per la forza dell'amore. Alessio, eccolo. Ciao Alessio. Buongiorno. Sì, sto condividendo questa gioia con la mia classe e sono molto emozionato. E in realtà mi mancano un po' le parole per descrivere la gioia, però mi sento in dovere di ringraziare tutti i miei amici che mi sono vicini e tutta la mia famiglia e anche i professori che ogni giorno lavorano per permetterci di costruire la nostra personalità, ecco. E approfitto anch'io per ringraziare tutti i professori, perché non so se l'avete scritto voi, ma si capisce perfettamente che senza degli esempi, dei maestri, dei professori che vi hanno anche spronato, che vi hanno fatto vedere la passione per qualcosa, magari non ci sareste arrivati. Quindi un ringraziamento di cuore a tutti i professori italiani che si dedicano ai ragazzi, che trasmettono questo gusto per la scrittura, ma che poi in fondo è un gusto per la vita. Quindi un grande applauso. Bravo Alessio. Grazie. Volevo anche farti un applauso di incoraggiamento, perché probabilmente dovrai pagare aperitivo a tutti. Sì, poi festeggeremo. Ok, allora proviamo a sentire la tua composizione. In Italia, nel cuore di quella fertile pianura racchiusa tra Alpi e Appennini, il destino ha voluto ambientare una favola moderna dal sapore antico. Correvano gli anni 60 e la terra pullulava di famiglie contadine, comunità ristrette, confinate, forse disperse, ove i vecchi s'erano arenati alla riva del maestoso fiume, mentre i giovani invece non vedevano l'ora di partire e remare, inseguendo controcorrente ideali forse irrealizzabili. Suzzara era una di queste realtà, con le sue storie, le sue frazioni, i suoi abitanti, sospesi tra il mondo e il nulla, tra sogni morbidi e la dura realtà di masticare ogni giorno. Qui erano nati Mariolino e Anna, due giovani di famiglie malagiate. I due si erano conosciuti un sabato, quasi per caso, sul lido che brulicava di giovani scatenati a ballare sotto le stelle. Quando partì Guarda come dondolo, tutti impazzirono. Le spalle dei due si urtarono e si trovarono faccia a faccia.
Si scambiarono una celere occhiata reciproca per rigettarsi a capofitto nel ballo, spalla a spalla, oscillando le gambe a tempo e scuotendo le braccia avanti e indietro. Lei si muoveva bene, al contrario di lui, rigido come un palo e fuori tempo. Anna non riusciva a trattenere il sorriso. Lui ruppe il ghiaccio per primo, aveva un gran fiatone. «Ma Dosca, se balli bene, piacere, Mariolino!» «Anna, ti insegno io se vuoi!» Passarono 2 giorni ed era come se le loro anime si spiegassero sulle onde del fiume. Lei col pensiero di lui e del suo viso, lui percorso dentro dalla grazia di quella ragazza. Mariolino, al terzo giorno, sentì il bisogno di parlare ai suoi. Aveva conosciuto una ragazza che gli piaceva molto e intendeva sistemarsi con lei, se la conoscenza fosse andata a buon fine. Un simile discorso fece Anna alla sua famiglia la stessa sera. La reazione delle due famiglie fu molto repressiva, d'una violenza inaspettata. Da un lato, la famiglia di Anna voleva vedere la figlia maritata con un ragazzo facoltoso e non con un pescatore squattrinato che non aveva manco un lavoro. Dall'altro lato, la famiglia di Mariolino vedeva di malocchio una scelta simile, visto che il loro figlioccio dipendeva economicamente dal lavoro del padre e dei fratelli. Avrebbero dovuto mantenere anche una nuova arrivata? Così, sia il padre di Anna sia quello di Mariolino vietarono ai poveri figli di uscire. Soltanto passati un po' di giorni, col cuore in gola, Mariolino decise di andare a casa di Anna per cercare di parlarle. Appena si presentò al padre, prese tante sberle pedate che scappò a gambe levate, però non si diede per vinto, doveva assolutamente parlarle. Tornò a notte fonda, si arrampicò su per la grondaia e bussò alla finestra di Anna, la quale si svegliò sentendo un rumore. «Mariolino, quanto mi sei mancato!» sussurrò lei. «Anche tu!» fece appena in tempo a sospirare lui. «Dobbiamo continuare a vederci e stabilirci insieme!» disse Mariolino alzandosi. «Sì, ma come? Senza un lavoro? E dove ci stabiliamo?» «Io ho pochi spiccioli, giusto per pagare l'affitto un paio di mesi. Dobbiamo trovare un lavoro entrambi. Fosse facile. Vabbè, diamoci da fare. Dobbiamo dimostrare alle nostre famiglie che si sbagliano. Io cercherò annunci sul giornale. Tu potresti andare a chiedere in qualche bottega del centro. Domani ci proverò a passare. Perfetto, cara. Per vederci potremmo darci appuntamento il sabato sera in posti diversi. Tanto per cambiare, non far insospettire i tuoi. E secondo te... uscendo tutti i sabati sera non si insospettiscono? Ritornerai presto e se diranno qualcosa per me, tu di che mi hai già dimenticato e che loro hanno fatto bene a non permetterti di vedermi. Glielo dirò, caro. Passò ancora del tempo. Tra poco tempo vivremo in una casa nostra, disse lei. Sì, dove la vorresti? Un appartamento in Piazza Castello. Sai che bello svegliarsi ogni mattina con la torre davanti agli occhi? C'è stato qualcosa in queste settimane che non ha fatto sfiorire il nostro legame. Lo ha preservato e ci ha fatto arrivare fino qui, continuò Mariolino, il cui volto si era fatto serio. Cosa? Anna era molto incuriosita. Bella domanda. Non saprei darti una risposta precisa. Forse la calma immobile di questa terra, la pace che si trova qui, non si trova in nessun altro luogo. Qui tutto è tessuto d'armonie profonde, tutta la natura si vuole bene, un elemento sta in tutti gli altri e tutti gli altri stanno in lui. È un po' difficile seguirti, sai? Sembri un poeta, ma... basta che osservi intorno a te questa meravigliosa campagna. Il sole dona calore passionale a tutte le creature. Il soffio del vento spazza via ogni impurità e tutte queste piante riparano ogni essere da ogni pericolo. In che delicato e perfetto equilibrio viviamo io e te. Sì, ho capito. È la forza dell'amore che qui si vive. Qui si respira, si osserva, si tocca ad averci fatto andare avanti, che ci ha fatto superare le avversità affrontandole insieme.
proteggendo e alimentando il fuoco che si era acceso in noi, sfregando le nostre spalle in quella sera speciale. Proprio così a noi Mariolino. Un anno dopo avevano racimolato abbastanza spicci per affittare un piccolo appartamento che si affacciava sulla torre e avanzavano soldi per sposarsi. Organizzarono il matrimonio in gran segreto. Sia Anna sia Mariolino invitarono le loro famiglie in piazza di fronte alla chiesetta dell'Immacolata Concezione. Anna e Mariolino si baciarono davanti a tutti, tra applausi e urla gioiose, e festa grande fu fatta in centro. La forza dell'amore aveva trionfato. Complimenti Alessio. Grazie. Senti, ma una domanda, perché mi sono molto appassionata leggendo questo che tu scrivi. Perché hai descritto un amore degli anni 60 che è così diverso anche dalle storie che leggiamo oggi, e l'hai fatto con dovizia di particolari, descrivendo anche come dire, la sensibilità di quel periodo. Allora, perché hai voluto descrivere un amore ambientato negli anni 60, la prima cosa, e due, su Zara è il tuo paese, cioè lei è un paese che conosci e quindi l'hai ambientata lì questa storia? Sì, appunto aggiungerei ambientata su Zara, perché penso che appunto almeno a quel tempo il mio paese era una realtà piccola, lo è ancora, e immagino che ci fossero delle difficoltà, appunto come dicevano prima, si stava uscendo dal dopoguerra e il boom non era ancora scoppiato, però penso che proprio la semplicità sia una chiave per diciamo sconfiggere le difficoltà e superarle. Cioè, alla fine i due protagonisti sono persone molto semplici e si fidano l'uno dell'altro. Quindi penso che sia questa la chiave. Poi ci tengo personalmente a citare, ecco, un riferimento che spero si sia colto a Penna, a Sandro Penna, che è un poeta che mi ha stimolato molto nella scrittura del racconto, perché le sue poesie, diciamo, sono sempre imbevute di una certa felicità che permette di andare avanti nonostante tutto. E quindi, nonostante le difficoltà iniziali, sia del periodo storico che appunto più particolari dei due protagonisti, è un invito ad andare avanti, ecco, il finale. Ok, grazie. Grazie Alessio. Allora per te ti verrà inviato il diploma e il premio di 150 euro in buoni Amazon, ok? Grazie. Grazie mille Alessio. E adesso il secondo, Marco Di Gemma, per Aspera ad Astra. Ciao. Sì, salve. Salve. Non sarai mica per la seconda volta. Sì, è sempre un grande onore, grande gioia. Ah beh, allora sei ritornato, il ritorno, Marco Di Gemma il ritorno. Beh, potrebbe forse essere che magari sia la strada tua questa allora. Beh, i risultati sembra così. Poi a me piace seriamente, veramente tanto scrivere, almeno per questo. Beh, allora forse devi proprio continuare. Allora, vogliamo ascoltare la tua composizione? TV. Buon pomeriggio cari telespettatori. Oggi, 14 gennaio 2051, festeggiamo il 30° anniversario dalla scomparsa del virus chiamato Covid-19. Fu la causa degli squilibri sociali, economici e istituzionali dei maggiori paesi al mondo nel XXI secolo. Ricordiamo ora i maggiori eventi che hanno portato l'umanità al periodo di crescita e pace di cui noi tutti stiamo beneficiando. Al primo posto, l'unificazione di tutti i paesi del mondo sotto uno stesso governo, la Federazione Omega.
Questa unificazione ha portato ad una crescita esponenziale dell'economia globale e dell'innovazione tecnologica, prima rallentata dalle continue guerre tra Occidente e Oriente. Al secondo posto il programma di ricerca Omega, che grazie agli aiuti da tutto il mondo ha dato all'umanità nuove tecnologie come il Trasmus, un oggetto che permette di spostarsi da una parte all'altra del pianeta, che ha facilitato i commerci internazionali e i viaggi. Dulcis in fundo, ma non meno importante, troviamo al terzo posto la scoperta di Gemellis 1, un pianeta gemello della Terra in cui l'umanità un giorno potrà vivere. Su di esso l'umanità ha aperto il programma Per Aspera ad Astra, in cui tutti i più dotati giovani del mondo vengono chiamati per prepararsi ad un viaggio su Gemellis 1. Ora invece passiamo alle notizie. Dall'altra parte dello schermo, in una casa, due ragazzi iniziano a discutere. Marco, sai qual è il mio più grande sogno? Penso diventare un insegnante come mamma, visto che hai sempre i voti migliori. No, vorrei un giorno entrare nel programma di Gemellis 1 per poter vedere le stelle, fare scoperte incredibili, avventurarmi nel nuovo pianeta come fosse un libro d'avventura, ed è per questo che mi impegno molto a scuola, per poterlo un giorno realizzare. Wow, non pensavo fosse questo il tuo desiderio, incredibile, ma penso che ci riuscirai di sicuro. Io invece non so cosa vorrei fare, ma voglio avere un sogno spettacolare come il tuo. All'età di 19 anni, Andrea mandò la sua domanda di ammissione per il programma Per Aspera ad Astra. Fu accettata subito e tutta la sua famiglia ne fu felice. Il programma Per Aspera ad Astra comprendeva uno studio intensivo in una struttura specializzata in cui ogni studente doveva rimanere e non poteva uscire prima della fine dell'anno, evitando così contatti col mondo esterno. Le regole servivano a formare i nuovi giovani alla vita su Gemellis 1. Per questo vi erano molti corsi sia di studio che di sopravvivenza, ma tra le centinaia di studenti che partecipavano, solo i migliori 20 potevano andare su Gemellis 1 e avere come premio 1,5 milioni in borsa di studio. Ormai sembrava che il sogno di Andrea si stesse per realizzare quando, qualche mese prima della partenza, mentre festeggiava con delle sue amiche, fu investita da un motociclista. Le condizioni di Andrea erano molto gravi, finì per perdere l'uso delle gambe. I medici dissero che le cure sarebbero state molto costose, troppo per loro. Immagina, si disse Marco, se potessi prendere il posto di Andrea. Avrei i soldi per poter pagare le cure. Disteso sul letto, ripensò a quello che aveva appena detto, ma gli sembrava impossibile che uno come lui potesse farcela. Andrea allora gli si avvicinò con la sua sedia a rotelle e lo abbracciò dicendo: «Non è vero che per te è impossibile. So meglio di chiunque altro che sei un ragazzo fantastico, sempre pronto ad aiutare gli altri, intelligente, capace di sognare. Ed è proprio per questo che riuscirai nell'impossibile». All'improvviso una sensazione strana investì Marco, una sensazione che non provava da tanto tempo. Era la sicurezza in se stesso e nelle proprie capacità. E qui iniziò il viaggio di Marco. Cristiana, vuoi... Marco ha una dimensione così... è strano il passaggio di racconto che dà una descrizione quasi onirica del futuro, d'un tratto diventa una riflessione intima, personale quasi, no? dei personaggi. Ti piace giocare con i ruoli, mi pare. Sì, perché... molto simili a tutte quelle che si vedono di solito, in cui il protagonista sia già scelto dall'inizio, sia quello migliore in tutto o quello che si vede subito che ha le capacità. Ho voluto provare a mettere un racconto in cui
sia un personaggio che all'inizio sembra quasi secondario, a finalmente a dar voce ai propri sentimenti, emozioni, sogni, fino a far maturare quel personaggio e a renderlo protagonista del racconto. Sì, infatti è una costruzione molto, molto, molto particolare. Cosa facciamo? Ti aspettiamo per il prossimo anno? Ok, comunque per quest'anno intanto ti arriverà il diploma di secondo arrivato e il premio di 200 euro in buoni Amazon, ok? Ok, grazie mille. Grazie mille Marco, grazie. Beh, a questo punto dobbiamo proclamare il vincitore. Il vincitore che per quest'anno, per le composizioni, è Paolo Barnia. Paolo. Buongiorno. Ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno. Sei un gamer? No, per niente. Ok, ti sei nascosto dietro il fare da gamer allora. Allora, no, è questa... Preferisci scrivere? Sì, sì, molto, molto di più, assolutamente. Ok, senti, cosa facciamo? Proviamo ad ascoltare innanzitutto la tua composizione? Va bene, va benissimo. Questa è un'epoca in cui tutto viene messo in vista sulla finestra per occultare il vuoto della stanza. Erano passate già 3 ore dall'inizio dell'acquazzone e non c'era segno di pause imminenti. Laura, sdraiata supina nel letto, nuda, guardava Robert a pochi metri di distanza da lei, occupato ad armeggiare ferocemente con il telefono. Lui non aveva fatto in tempo a mettere piede in casa che uno scroscio torrenziale aveva invaso Tom's Avenue, divorando anche solo il pensiero di uscire a fare una passeggiata. Dopo appena 20 minuti, la strada già era invalicabile e completamente allagata, ma adesso sembrava proprio di stare su una palafitta eretta in mezzo a una palude. Il temporale aveva distrutto la torre radio della cittadina. Old Wire contava poco più di 3.000 abitanti e una sola torre era più che sufficiente. Lasciò così i suoi cittadini con un cellulare la cui utilità era ormai pari a quella di un fermacarte. Era impossibile effettuare chiamate, accedere ai social network, eppure internet non riusciva a caricare nessuna ricerca fatta dagli utenti. Era capitato per caso che proprio quel weekend Robert dovesse andare a dormire da Laura. I genitori di lei erano andati a campeggiare con vecchi amici del liceo. Con la prospettiva di poter contare sulla casa completamente a sua disposizione, Laura aveva subito provveduto a organizzare un weekend come si deve. Aveva chiesto consiglio alle sue amiche, doveva eseguire ogni ordine a bacchetta, essendo nuova nella comitiva e non sapendo ancora esattamente come funzionavano le cose. Fondamentale, avrebbero dovuto fare tanto sesso. Niente preservativi, sono passati di moda oramai, non servono più a niente da quando hanno inventato la pillola del giorno dopo. Le avevano detto le prime volte che l'aveva fatto con Robert. A Laura non era piaciuto questo modo leggero di porsi nei confronti del sesso, ma non avendo mai consumato un rapporto, si era fidata. A dire la verità, non era neanche stata molto sicura durante la sua prima volta. Sentiva di non essere ancora pronta, ma le sue amiche avevano insistito così tanto che alla fine aveva ceduto, mettendo anche una fotografia nelle stories di Instagram mentre abbracciava Robert con la scritta «Ti amo», un cuoricino e Ed Sheeran come sottofondo. Era stata l'unica volta in cui lei aveva scritto, ma non detto, una cosa simile. E adesso era lì, sdraiata, senza la possibilità di sapere se ciò che stava facendo fosse giusto o sbagliato. L'avevano già fatto 2 volte da quando era arrivato, ma qualcosa le diceva che non erano abbastanza. Girò la testa. «Come va lì?» Robert sbuffò e lanciò il telefono sul parquet. «Ancora niente. Siamo decisamente tagliati fuori da qualsiasi connessione».
Laura tornò a guardare il soffitto. Aspettò qualche secondo, poi si alzò e si vestì normalmente. Vuoi fare qualcosa? Le chiese Robert. Lei si strinse nelle spalle. Un gioco da tavolo? Lei scosse la testa. Vuoi vedere un film? Rob, ne abbiamo già visto uno. Lui annuì. Mentre le elencava tutta quella serie di attività, faceva ondulare il piede su e giù e lungo la fronte una serie di goccioline stavano cominciando a condensarsi. Stai sudando? Gli fece notare Laura. Ah sì? Sì, non me ne ero accorto. Stai sbagliando tutto, pensò lei. Non ha più voglia di stare con te. Guardalo, le sue movenze, si sente a disagio qui in camera o magari qui in casa. Vuoi scendere giù di sotto? Chiese lei. No, no, sto bene qui. A meno che tu non voglia, replicò lui. Ecco, pensò, non mi vuole più in casa, vuole che io me ne vada. Mi sta indicando la porta in modo gentile. No, no, tranquillo, a me va bene anche stare qui. Parlarono del nulla per qualche minuto e poi all'improvviso una voce si materializzò nella testa di entrambi, una voce che veniva dal profondo e che non erano più abituati a sentire. Sei solo, diceva, solo, solo come un maiale al macello. Diglielo, 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 diglielo. Rob, tu mi ami? Robert la guardò stranito, quasi come se fosse una domanda ovvia. Certo, rispose con una certa fermezza. Tu? Lei distolse lo sguardo e volse gli occhi a terra. Tirò un forte sospiro. No. Si alzò, desolata, e corse al piano di sotto. Diglielo, 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 diglielo. Robert si alzò di scatto e scese le scale di corsa. Sai, prima di conoscerti, ero solito studiare cinematografia. Ascoltavo tanta musica di vario genere e sognavo di diventare un regista, un grande regista. Sognavo di avere anche io la mia sedia personalizzata a bordo del set come Coppola o Kubrick. Mi sono appassionato all'horror e ho provato a fare il mio primo cortometraggio e quando l'ho fatto vedere ai miei amici si sono quasi tutti messi a ridere. Questa cosa mi ha un po' destabilizzato e mi sono chiuso in me stesso per un lungo periodo. Non ho visto nessuno e la solitudine mi stava logorando talmente tanto che ho dovuto prendere una decisione: lasciare tutto o perseverare, non essendo forte di spirito, come sai, ho seguito la più semplice. Dapprima mi sembrava di aver fatto la scelta sbagliata. Pian piano quel senso di vuoto dentro di me stava cominciando a sparire. Uscendo, incontrando nuove persone, mi sono sentito vivo. Parlando con altre ancora sui social, ho provato finalmente qualcosa di simile all'accettazione. Ed eccoci qui. Per un paio di secondi nella stanza non volò una mosca. Io sognavo di diventare una scrittrice, disse lei. Robert alzò la testa quasi di scatto. Ora la stava guardando con occhi diversi. C'era un sentimento nuovo, strano. Kundera aveva sempre avuto ragione. L'amore è solo la coincidenza di una lunga serie di eventi casuali che porta all'apice della condivisione. Avevano sempre solo scopato, ma quel pomeriggio, su quel tappeto, fecero per la prima volta l'amore. Poche ore dopo, la connessione ricominciò a funzionare, ma non se ne accorsero neanche. Bravo Paolo. Grazie, grazie mille. E la dimensione di una pista teatrale ricostruita in alcune pagine di composizione. Sì, è una composizione che ha un carattere, sì, vabbè, a parte che ci sono molti spunti anche letterari, evidentemente leggi molto, Sì.
e questo si percepisce benissimo, l'uso delle parole, delle situazioni, ma anche qui mi colpisce il finale, come di molti racconti oggi, no? Cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto della fatica, del dolore, abbiamo toccato la morte, la malattia, ma abbiamo anche toccato il potere salvifico del volersi bene, volersi bene. No? Dell'amore, detto taumaturgico. Cioè, ci sono gli anni, no, in cui si concentrano alcuni temi, e quest'anno c'è stato tutto questo della malattia e della morte e della rinascita e della possibilità di costruire anche qualcosa di un bene. No? Mi sembra che nella consapevolezza che descrivi tu anche di una relazione, questo venga fuori in modo molto chiaro. Quindi mi è piaciuto molto, poi è scritto bene, alcuni pezzi forse da ritoccare, ma insomma scritto decisamente bene. Complimenti. Complimenti Paolo. Grazie mille. Anche per te il diploma, e ti verrà inviato anche un buono Amazon da 300 euro. E colgo occasione anche per dire che anche i due istituti dei due vincitori avranno lo stesso premio, sempre in buoni Amazon. Senti, ma ancora una domanda per te, scusami. Prego. Che, volevo chiederti, ma tu ci hai già detto che scrivi, ti piace scrivere, e quando scrivi? Scrivi partendo da qualche fatto reale? Scrivi quando sei triste, quando sei felice? No, raccontaci la tua modalità di scrittura. Io cerco di scrivere quasi tutti i giorni, anzi tutti, mettiamo tutti i giorni, magari qualche volta no, però insomma sì. E da questo, poi le situazioni sono variabili. Da questo racconto, per questo racconto sono partito da un'esperienza che era quella, mi sembra, a fine settembre. C'era stato quell'incidente sui social network in cui avevano smesso di funzionare per 5-6 ore. E io sono sempre stato uno molto contro i social, nel senso li uso in modo un po' il meno che posso, insomma. E avevo visto che in molti, anche dei miei amici, anche tra i miei amici, aveva riscosso questa assenza dei social, aveva riscosso, non so, un qualche tipo di, appunto, vuoto, un qualche tipo di mancanza. E allora mi era venuta in mente questa idea di, anche mettendo insieme, insomma, quello che non mi piace della mia generazione. E niente, ho messo insieme un po' i miei pensieri e ho fatto questo racconto. Quindi sì, diciamo che la maggior parte delle volte si parte da una situazione reale. Sì. Grazie, ma bello quello che dice anche dei social, perché come sempre il potere del reale, della realtà, e se lo stiamo a guardare, è più forte dei social, no? I due non si accorgono neanche che torna la connessione, perché non hanno bisogno di quello. Perché forse non c'è proprio bisogno della connessione. È più forte il bene, il poter, è più forte la realtà, no? E quindi questo mi sembra che sia anche un messaggio molto forte che ci arriva con questo ultimo brano, che mi era piaciuto. Grazie Paolo, e a questo punto un applauso. Direi che a questo punto possiamo darci un appuntamento, speriamo con sempre più pubblico, non so se a maggio o a dicembre, vedremo. Il 2022 racconterà una storia tutta nuova. Ok, grazie a tutti e alla prossima.